Siamo all'Esquilino, in piazza Roma, con Dario Franceschini, vice segretario del Partito Democratico, che oggi ha partecipato a una manifestazione nella quale ARCI e associazioni cattoliche hanno deciso di farsi prendere le impronte, come il nuovo governo vorrebbe fare con i minori rom. Lei si è già fatto prendere le impronte? Eccole. Come giudica questo provvedimento e quali sono le azioni che il Partito Democratico metterà in campo per opporsi? È chiaro che è un provvedimento che non ha nemmeno un'efficacia pratica nei confronti della lotta alla criminalità per la sicurezza dei cittadini. È un atto volutamente simbolico, che per questo è ancora più pericoloso, perché l'idea che per difendere la sicurezza dei cittadini si debba cominciare prendendo le impronte ai bambini rom, che sono le vittime dello sfruttamento, le vittime delle loro famiglie in molti casi, è veramente una cosa che grida vendetta. Non a caso tutta l'opinione pubblica europea e la stessa Unione Europea stanno accesi i riflettori, e quindi questa manifestazione è un segnale, questo simbolicamente positivo, molto forte. Anche perché siamo all'Esquilino, uno dei quartieri più multietnici di Roma. E da più parti si fa notare che invece questo governo sta lasciando da parte la scolarizzazione dei bimbi rom, che forse sarebbe la misura più opportuna. Ma noi stiamo lavorando attorno ad un'idea, per esempio, dell'obbligo di scolarizzazione per i bambini rom, con dei provvedimenti nei confronti delle famiglie che non mandano i loro figli a scuola, nella scuola obbligatoria. Sarebbe tutto un altro modo di affrontare questo tema. Tema che preoccupa anche le associazioni cattoliche, vescovi, la stessa famiglia cristiana, su cui però il governo è sembrato non rispondere alle loro osservazioni. Ma io credo che non preoccupi soltanto le associazioni cattoliche, preoccupa tutte le persone di buon senso, soprattutto quelle anziane che ricordano come sono partiti in altri momenti bui della nostra storia, delle attenzioni razziali che poi sono sfociate in vicende drammatiche. Naturalmente non è questo il caso, ma proprio quell'insegnamento ci deve dire che non bisogna mai ragionare per etnie, mai. Perché meglio oggi che domani, cioè meglio darle volontariamente che ed è cercare di evitare il rischio che te li prendano domani per forza. Perché queste sono misure di fascismo strisciante, quelle che prende il governo oggi. Quindi cerchiamo di evitare discriminazioni e robe simili. Vediamo che la storia si ripete. La storia sempre si ripete, il problema è cercare di non farla finire a tragica farsa, perché dice che la storia una volta si ripete in forma drammatica e una volta in forma farsesca. Qui in Italia abbiamo trovato una terza via alla ripetizione della storia, cioè a dire la farsa tragica, quella alla quale ci avviamo. Marco Laudogno, Democratica TV, schedato.